tempo, stavamo ragionando di creare un momento di incontro anche fisico, personale, con le blogger di cui vi raccontiamo tanto. E con l'aiuto di una persona che ci accompagnerà vediamo la fabbrica. Il Made in Italy per Pegperego è fondamentale, anche a costo di sacrifici, perché comunque il mercato si sta contraendo, però l'azienda, il signor Lucio Perego, che avete visto, crede in questa cosa tantissimo. Noi l'anno scorso abbiamo lanciato questo carrello che si chiama Book Plus, che ha questo piegamento magico perché si chiude con una mano sola, molto leggero. L'abbiamo lanciato l'anno scorso, devo dire, con grande apprezzamento da parte di tutto il mercato, non solo italiano ma anche estero, perché noi siamo presenti in 100 mercati. E quest'anno l'abbiamo perfezionato. La grande caratteristica di questa navetta è che è possibile chiuderla mantenendola agganciata al telaio. Essendo appunto un prodotto che ha impatto sicuramente su entrambi i genitori, ma che magari inizialmente è più utilizzato dalle mamme, sì. Nella ricerca e sviluppo ci sono tanti. Certo, sì, sì, soprattutto il centro stile. Il centro stile sono tutte ragazze. C'è un nastro centrale dove il pezzo man mano viene assemblato fino alla parte finale, dove c'è una postazione di collaudo al 100%. Al termine della linea ha una bilancia che verifica che non manchi niente all'interno della scatola. Ah, dal peso si accorge. Questo è un po' il cuore della linea, dove viene fatto il collaudo funzionale. E questa è la macchina che assembla il cuore e la sicurezza del seggiolino. Mette 4 rivetti e 4 rondelle. Si assicura che ci siano i rivetti e si assicura che ci siano le rondelle. Come vi avevamo fatto vedere là, il cuore della sicurezza, qui abbiamo il reparto giocattolo, questo è il cuore dei nostri giocattoli, il motore. Sono i granuli di plastica, no? Quelli sono i colori. Lo stampaggio avviene utilizzando il 98% di materia prima e il 2% di colore. Sembrano lì felici da mangiare. Sì, all'esterno abbiamo dei silos pieni di granuli neutri. Vengono canalizzati all'interno della macchina, vengono miscelati col colorante al 2%, vengono portati in temperatura a 220 gradi. Quindi si fondono, E ad ogni volta che la macchina richiede materiale per fare una stampata, la plastica viene iniettata. Ogni stampo ha un suo ciclo. Viaggiamo da 80 secondi a 110 secondi. Plastica arriva un carrello, viene letto il codice e la quantità con un lettore ottico e il sistema assegna la postazione in base al posto vuoto. Cosa vuol dire per voi Made in Italy? Essere 750 famiglie che sono qua, che lavorano qua e che quindi con noi producono, studiano, organizzano quelli che sono i prodotti.